Allora, buonasera, vi ringrazio naturalmente tutti voi che siete venuti qui e a me fa sempre molto piacere venire a Genova perché c'è un'accoglienza particolarmente calorosa, bella e perché forse appunto di questi temi non è facile parlare nelle sedi consuete e ringrazio Vittorio Coletti per questa presentazione perché citando appunto il teologo Ebeling, che nessuno cita più ormai, anche perché la grande teologia del Novecento sembra essersi, cioè aveva posto tutti i problemi che mi pongo anche io in questo libro, io molto più in ritardo, ma poi è come se questi problemi non fossero stati raccolti. E allora Ebeling che dice in fondo Dio che cos'è è un punto di domanda. Ecco, questo mi sembra un buon inizio e forse anche un punto d'arrivo, ammesso che ci sia un punto d'arrivo, per fare un itinerario di questo genere. Allora, io mi sono, come dire, sì, è vero, questo libro arriva un po', come dire, come una, non un compendio per carità, ma per me arriva come una domanda che mi volevo porre alla fine di questi 25 anni di Uomini e Profeti, quindi di tanti dialoghi, incontri, conversazioni, letture, studi, eccetera, perché nel frattempo mi sono appassionata a questa parola, appassionata alla sua storia, appassionata ai testi che l'hanno veicolata. Ecco, vedrete delle immagini, scusate, piccola parentesi, sono soltanto quattro, che serviranno un po' a scandire le argomentazioni che vi propongo. Questa è la prima, ma ci arrivo fra un momento a spiegare che cos'è. E, ecco, questa domanda intorno a Dio arriva alla fine di questo percorso in cui ho voluto, in fondo, davvero fare un piccolo atto di sincerità con me stessa. Cioè, che cosa in fondo ho capito che si gioca, ho capito io nella mia piccola esperienza, diciamo, che si gioca intorno a questa parola, si gioca ancora qualcosa oggi intorno a questa parola, forse si gioca molto, forse si gioca troppo, o forse troppo poco. Ecco, e insomma, ho voluto un po' raccogliere così dei pensieri, non solo miei naturalmente, ma anche di altri, ma un po', ecco, con uno sforzo davvero un po' di sincerità, non dico di verità perché la verità è una cosa troppo grande e troppo importante, ma insomma un po' di sincerità, perché a me sembra che in questo momento, intorno a questa parola, si fa un esercizio di semplificazione. Cioè, se noi oggi in un contesto vario come il nostro, come quello della nostra civiltà occidentale, diciamo la parola Dio, Che reazioni suscitiamo? Da una parte ci può essere una grande indifferenza, nel senso che, vabbè, insomma, basta con queste religioni, con questa parola che è servita a coprire tanti giochi di potere, tante scelte, forse non tutte legittime. Quindi da una parte una parola che ormai è vuota di significato, è vuota di peso, no? Dall'altra c'è chi continua a praticarla come una sorta di convenzione, però. Quindi, vabbè, continuiamo a dire queste preghiere, andare a messa, perché questa è la nostra tradizione, e così. Dall'altra c'è chi invece imbraccia questa parola, come si imbraccia un fucile, e la usa. Cosa non nuova nella storia della civiltà europea e occidentale, è sempre stato fatto questo. Oggi forse pensavamo che non si potesse più fare, e invece ecco che, di nuovo, i politici, ma non do un giudizio di valore, semplicemente una constatazione, usano Dio, la Madonna, i crocifissi, le immaginette, il segno verso l'alto, eccetera, eccetera, per raccogliere che cosa? Il consenso di una fede
un po' povera, diciamolo pure, una fede devozionale, una fede che si accontenta di questi piccoli segni esteriori e che non si chiede, come si chiedeva Ebeling e come si sono chiesti tanti teologi e tante persone semplici, che naturalmente non hanno un nome nella storia, ma ci sono, che cosa si annida dietro questa parola? E naturalmente non sono solo i politici, ci sono anche alcune figure delle gerarchie che si fanno forti di un uso possessivo, proprietario di questa parola. Allora, ecco perché io insisto sul fatto della parola Dio. Dopo mi passa, ma ho preso un po' di vento prima. Perché insisto sulla parola e l'ho voluto intitolare la parola Dio e non la parola di Dio come così negli ambienti di fede naturalmente si dice, non per sminuire il senso di questa parola come se fosse un flatus vocis, la parola Dio, una parola come un'altra, no, è una parola densa di significato, densa di storia, ma quello che ho voluto dire in primo luogo è che Dio, questa parola Dio, non è un nome proprio di qualcuno. Quando noi diciamo Dio, non evochiamo Dio, e se lo facessimo saremmo idolatri. Allora pensiamo semplicemente ai comandamenti, quel comandamento che dice non nominare vanamente il nome di Dio, che poi in realtà sarebbe falsamente, cioè non chiamarlo in gioco a tuo uso, non farne un uso tuo proprio, beh, è un comandamento che invita ad essere cauti riguardo al nome di Dio. Ma più ancora, il nome di Dio nelle scritture bibliche intanto sono tanti. Allora c'è il tetragramma, voi sapete, le quattro lettere che non si possono pronunciare, e quindi è un nome segreto. Anche il Corano dice che il Dio, Allah, che poi significa semplicemente Dio, ha 99 nomi, che sono tutti degli attributi, e poi ce n'è uno segreto che non si può nominare. Ma i 99 nomi di Dio sono il clemente, il misericordioso, il giusto, l'onnipotente, eccetera, eccetera. Quindi sono tutti degli attributi. Nelle scritture ebraiche uguale, c'è il Signore, il Dio degli dei, l'Altissimo, il Dio degli eserciti o delle schiere celesti, colui che sta sulle alture, il tutto, l'eterno. Quindi vedete come cambia la prospettiva se noi capiamo, cioè togliamo questo nome proprio di Dio, quindi questa identificazione con una persona, con un essere, e cominciamo a capire che l'umanità ha cercato, l'umanità intendo nella nostra tradizione, perché poi si potrebbe allargare il discorso alle altre, ma lo farete sicuramente nei prossimi incontri. Ecco, ha cercato di dare nome, forma, immagine, di andare incontro a questa esigenza che ha l'essere umano di capire che cosa c'è oltre la sua vita, perché non c'è solo la nostra piccola vita, appunto, che è comparsa a un certo punto sulla Terra, ma c'è un'infinità dei mondi che dentro i quali noi siamo un piccolissimo evento che è sorto a un certo punto, che poi finirà. E poi ci sono le nostre piccole storie, che per ciascuno di noi sono una grande storia, naturalmente. Però, ecco, bisogna tener conto di queste prospettive. Allora, quando si dice Dio, intanto Dio è una parola greca, cioè viene dal greco. E la tradizione greca ha poco a che fare, almeno relativamente all'origine, con quello che giudei e poi i primi cristiani hanno inteso per Dio. Pensate, per esempio, nel Nuovo Testamento Dio viene per lo più chiamato il Padre. Allora, cosa significa il Padre? Naturalmente ci sono stati innumerevoli studi teologici sull'idea del Padre. Gesù lo chiama il Padre. Ecco, io credo che oggi si possa e si debba intendere una paternità, nel senso che siamo tutti figli di una stessa storia, di una stessa terra, di uno stesso padre, come lo volete chiamare, ma che ci sia un senso di fratellanza.
Ecco, allora, ricondurre la parola Dio dentro la sua origine storica, ecco, qui stiamo vedendo una prima immagine, credo, che è un codice del XIII secolo, dove si vede un Dio che crea il mondo col compasso. Ora, naturalmente, questa è una visione antica, è una visione arcaica, questa già non antichissima, ma voglio dire, la creazione del mondo in 7 giorni è un linguaggio del mito, è un linguaggio mitologico, come tutte le culture e le civiltà hanno avuto una cosmogonia che si è servita di immagini, di parole mitologiche. Allora, noi, dicendo che è un mito la creazione in 7 giorni, che cosa diciamo? Beh, da una parte dobbiamo renderci conto che la creazione del mondo non è andata così, ma questo ormai lo sappiamo. Lo sappiamo, però pensate quanto tempo ci è voluto e quanta fatica, e ci sono ancora i creazionisti nel nostro mondo che pensano che Dio ha creato il mondo in 6 giorni e poi il 7° si è riposato. Ma no, è mitologia. Allora, noi da una parte dobbiamo decostruire questi miti, ma siamo tenuti a farlo, cioè la nostra intelligenza è tenuta a fare questa decostruzione. Qualcuno avrà seguito il corso dell'anno scorso, quando abbiamo citato, credo più volte, Michel Desserteau, che è stato un gesuita, e diceva appunto: l'intelligenza per il cristiano deve essere un dovere, deve essere un compito. Non è che il cristiano, perché crede in Dio Gesù Cristo, è tenuto a limitare la propria intelligenza. No, è un comandamento, dice Desserteau. Ecco. Allora, da una parte, decostruire il mito, come diceva il teologo Bultmann nel Novecento. Dall'altra, però, pensare anche che il mito, non è che una volta decostruito il mito e capito che, benissimo, si tratta di mitologie, allora ci possiamo disfare di questa tradizione. Che ce ne importa di questa storia, di questa tradizione, di questa Bibbia, di queste parole, visto che Dio non ha creato il mondo in 7 giorni, Adamo ed Eva non sono stati creati in quel modo lì, ma secondo le leggi dell'evoluzione. E poi ci sono anche 2 racconti diversi della creazione dell'uomo e della donna, per cui combinarli insieme sarebbe molto difficile. Ecco, ma il mito va ripreso, va riassunto, perché i miti sono cose importanti, non sono piccole storielle, leggende, eccetera. I miti sono fondativi di ogni civiltà. Allora, che cosa ha significato, mettiamo per la tradizione ebraica e poi quella cristiana, raccogliere questo mito? Non pensare che realmente il mondo è stato creato in 7 giorni e in 6 giorni poi il 7° il Signore si è riposato, ma che c'è un evento fondativo, che noi abbiamo bisogno di un evento fondativo e che noi appunto siamo piccole cose nella Terra, e oggi possiamo dire nell'universo, e possiamo anche dire negli universi. Ecco, allora, che non siamo soli, che ci sono le piante, che ci sono gli animali, che abbiamo dei compiti. Ma pensate che poi la Bibbia non comincia, come è stato composto il testo, non comincia con la Genesi, di cui si è sentito bisogno a un certo punto perché, vabbè, tutte le popolazioni arcaiche avevano una loro cosmogonia, no? Ma comincia con l'Esodo, quindi comincia con una storia di libertà, di liberazione, con una storia umana. Comincia con la liberazione dalla schiavitù. Allora, quando si dice il Signore udì il loro grido e ne ebbe compassione di quel popolo schiavo, beh, è per dare valore al fatto che nessun popolo deve essere schiavo. Tutti hanno diritto a un posto dove stare, e allora lì c'è tutta la conquista della patria, la terra promessa, il luogo dove, la terra dove scorre il latte e il miele. Ovviamente non scorre il latte e il miele, ma nemmeno Dio ha creato il mondo in 6 giorni e poi nel 7°. Ecco, quindi capite come da una parte dobbiamo liberarci da una mitologizzazione della storia sacra, per cui i secoli si sono affaticati a spiegare questo e quell'altro, non solo per quanto riguarda la Bibbia ebraica, ma nel cristianesimo,
la risurrezione dai morti, che era spiegata in modi diversi nei quattro Evangeli e poi nelle lettere di Paolo, nelle lettere degli Apostoli. Ecco, ci si è affaticati a tenere insieme tutte queste differenze, ma no, sono differenze perché è bello che ci siano, perché il mito, come dire, aggiunge sempre qualcosa a se stesso, no? E allora la cosa che trovo affascinante del fatto religioso è questo tentativo di capire, di dare un senso alle cose, di dare una ragione alle cose, di trovare un modo, che cos'è tutta la Torah? È l'insegnamento, no? Di trovare un modo per vivere al meglio possibile, per vivere umanamente, per vivere compiutamente. Allora ecco che è necessario, da una parte, uscire dal mito inteso come un codice fermo nel quale ormai ci si muove a disagio, perché la nostra contemporaneità, beh, insomma, abbiamo visto la scienza dove sta arrivando, l'intelligenza artificiale, le piante che forse hanno un'anima come gli esseri umani e come gli animali e così via, e poi naturalmente le scoperte di questi mondi, di queste galassie di cui noi occupiamo uno spazio piccolissimo. E, ecco, quindi la necessità di dar conto di tutto questo, ma dall'altra, come dire, far rivivere il mito come qualcosa che ci implica, che ci importa, che ci interessa, perché cerca la ragione delle cose, cerca il senso delle cose. Allora, ecco, uscire dal Dio che crea il mondo col compasso, ma nello stesso tempo, ce l'abbiamo ancora, no? Un attimo, stiamo ancora sulla prima immagine. Ecco, uscire dal Dio che crea il mondo col compasso, ma nello stesso tempo capire il valore dell'aver pensato questo, del fatto che intere generazioni si sono affaticate a costruire una genesi, a costruire un'origine dell'universo. Tanto è vero che oggi credo il più importante dei fisici italiani, Guido Tonelli, ha scritto un libro che si intitola Genesi, dove naturalmente non vuole parlare della Genesi in senso religioso, in senso biblico, ma dell'origine del mondo, di come ci si è arrivati pian piano, di come le scoperte scientifiche non sono mai valide una volta per tutte, ma arriverà sempre qualcuno che scoprirà qualcosa di nuovo e che arriverà a una scoperta che soppianterà quella precedente. E allora, ecco, questo io penso che sia uno dei punti sui quali si possono incontrare, per esempio, scienza contemporanea e fede, linguaggio religioso. E qui veniamo alla seconda immagine, che forse c'è già, ecco, che è quello dell'interpretazione. Allora, per troppi secoli, certo il mondo ebraico in maniera diversa, perché il mondo ebraico ha sempre lavorato sull'interpretazione, sul lavorare intorno alla pagina, sul costruire commenti, il mondo cristiano anche, se vogliamo, ma poi c'è stata questa sorta di impronta dell'autorità centrale che ha cercato di costringere le coscienze a credere una determinata cosa invece che aiutarle a interrogarsi, a farsi delle domande, a chiedersi, per esempio, i cristiani davvero che cosa è stato questo uomo Gesù di Nazareth, di cui non abbiamo nessun documento certo, questo è evidente, questo tutti gli studiosi, ma insomma anche credo i sacerdoti la domenica, cioè, è acclarato, ecco, Gesù non ha scritto, i quattro evangelisti, intanto sono quattro, ma poi ce n'erano molti altri, sono venuti in epoca molto più tarda, verso la fine del primo secolo. Adesso si tende sempre più a posticipare la stesura dei quattro Vangeli. Sono tutti diversi e nascono dai contesti di comunità che si erano formati dopo la morte di Gesù, e quindi ciascuno ha un suo obiettivo. Luca, per esempio, il colto, si rivolge di più al mondo greco, Marco, il più arcaico, anche il più rudimentale, diciamo così, ma il più efficace, ecco.
si rivolge al mondo giudaico. Giovanni viene dopo che c'era stato il movimento gnostico e quindi ci sono i figli della luce, i figli delle tenebre, ma nello stesso tempo è anche molto giudaico anche Giovanni. Però ecco, allora tener conto che cioè la figura di Gesù è stata costruita in questo modo, qualcosa ci deve essere stato, un uomo di questo tipo ci deve essere stato, ma che cosa ci hanno voluto tramandare questi testi e perché è stata così importante l'interpretazione e perché a un certo punto si è fermata e soprattutto perché c'è stata questa separazione fra gli studiosi che hanno continuato a fare esegesi e quindi a capire come sono stati costruiti i testi e invece il mondo della Chiesa che ha voluto non dico imporre, per carità, a volte imporre, a volte semplicemente orientare le coscienze dei credenti. E questo è stato un grande handicap per le religioni oggi. Oggi, che non sopportiamo più ovviamente questa imposizione, la Chiesa è in perdita, a parte la presenza di Papa Francesco, ma voglio dire, i seminari sono vuoti, fa impressione essere invitati in qualche seminario in qualche città d'Italia perché non c'è più nessuno, ma lo stesso accade tra i pastori, lo stesso accade nel mondo ebraico, perché anche nel mondo ebraico, permettetemi di dire, ma questa grande enfasi sull'interpretazione a un certo punto si è arenata per qualche motivo, per motivi storici, per motivi contingenti. Qui non si tratta di addossare colpe, ma si tratta di capire che cosa stiamo vivendo e perché stiamo vivendo questo tempo. Allora io penso, per esempio, sono abbastanza convinta, ne parlavo prima con Vittorio Coletti, che questo libro farà un po' fatica a trovare ascolto, perché da una parte non piacerà alle persone troppo laiche che pensano di poter fare a meno del discorso religioso. Dall'altra parte non piacerà nemmeno alle persone, non dico i devoti, ma anche di fede, perché forse questo fatto di Dio inteso come una parola può essere un po' riduttivo. Invece il mio intento sarebbe proprio quello, e non so se ci sono riuscita, di dare valore a questa parola, a questa storia, a queste tradizioni, perché sono parole, storie, tradizioni sulle quali è stata fondata la nostra vita ed è fondata anche quella di oggi. Allora io ho letto una cosa tremenda qualche giorno fa di un affermato sociologo francese che dice: beh, il cristianesimo ha inventato l'obbedienza, invece la rivoluzione francese ha inventato libertà, uguaglianza, fraternità. E no, amico, cioè libertà, uguaglianza, fraternità nascono in quel contesto, nascono nel contesto giudaico, nascono nel contesto cristiano, anche in quello greco, se vogliamo. Ecco, e allora, siccome le questioni di libertà, uguaglianza, fraternità sono questioni più che mai urgenti al giorno d'oggi, è inutile far finta che ce le siamo inventate con la Rivoluzione francese o con la storia dei diritti umani. Nascono da molto lontano ed è molto utile capire la storia che hanno fatto e che stanno ancora facendo, non per fondarci in una, con le radici cristiane, le radici giudaico-cristiane, non per fondarci in una radice statica, ma per capire queste sorgenti mobili che poi scorrono come fiumi, come ruscelli, come nebbia che ritorna poi in forma di pioggia e così via. Cioè, per capire la storia che abbiamo avuto. Ecco, con questo non intendo nemmeno considerare Bibbia ebraica ed ebraica cristiana come così, il grande codice dell'Occidente, il testo letterario. No, non è il testo letterario, perché intorno a quei racconti, a quelle narrazioni, si sono formate delle comunità religiose, delle comunità di popolo, delle comunità di fede che hanno impresso una loro impronta molto forte alla storia della nostra civiltà. Quindi è diverso, però nello stesso tempo noi dobbiamo usare tutti gli strumenti che abbiamo oggi, e sono tanti, della filologia, dell'esegesi, dell'interpretazione e così via. Ecco, e allora
se abbiamo il coraggio di fare questo, c'è un capitolo dedicato all'interpretazione che si intitola 70 sensi più uno. Il nostro amico Paolo De Benedetti, che sarà stato qui penso varie volte, ricordava sempre un detto rabbinico che per ogni parola, versetto, sillaba, numero o anche spazio bianco della Torah ci sono 70 sensi. 70 ovviamente vuol dire moltissimi. E poi dice 70 sensi però più uno. Bisogna che ciascuno di noi si impegni anche nell'interpretazione, chiaramente non in maniera arbitraria, perché bisogna tener conto di quello che è stato detto, di quello che hanno detto gli studiosi, ma però ci vuole anche un impegno personale, ci vuole, come dire, ci vuole anche un rischio personale, perché altrimenti si accoglie tutto passivamente. Allora hanno avuto ragione a imporci un dominio delle coscienze. No, la coscienza, che non è una cosa tanto sicura, è labile quanto il pensiero. Ecco, però la coscienza deve arrischiare se stessa e deve fare un passo nei confronti dell'interpretazione. Detto questo, facciamo un ulteriore passo. Naturalmente ci si potrebbe chiedere, molti si chiedono, vabbè, ma se noi diciamo che Dio non è il nome di Dio, che Dio forse non è qualcuno ma è qualcosa a cui abbiamo dato attributi umani, troppo umani per riuscire ad averci a che fare, diciamo, se diciamo che tutte le parole delle scritture sono diversamente interpretabili e che l'interpretazione è infinita, se diciamo che i racconti della resurrezione di Gesù sono tutti racconti diversi e in fondo nessuno ha assistito alla risurrezione, quindi nessuno l'ha vista e nessuno è tenuto a descriverla. E quello che hanno fatto i grandi pittori del Rinascimento è così, un'interpretazione, un'altra interpretazione libera, ma non è certo la verità, cioè nessuno ha mai visto, non è scritto, non è detto nelle scritture che qualcuno ha visto Gesù risorto, hanno visto un giardiniere, due angeli, un uomo. Ecco, allora potremmo dire, alla fine di tutto questo processo molto corrosivo, si può dire che che cosa resta allora? Non resta quasi niente. Allora è inutile avere la fede, è inutile leggere le scritture, è inutile stare lì ad avere a che fare con le religioni. No, è utile. È utile perché resta moltissimo. Resta quasi tutto, restano le cose più importanti, perché alla fine noi capiremo, non so se abbiamo la terza immagine, anche se mettiamola pure, anche se ci arriviamo un po' alla volta, questa è la, sì, vedo lì nello specchio, questa è la parabola del figlio al prodigo di Rembrandt. Non è un quadro tra i più riusciti, però è un quadro tra i più commentati e soprattutto dai teologi. Ecco, alla fine di questo processo corrosivo, una volta che noi l'abbiamo fatto, scarnificato, una volta che abbiamo come dire, tolto tutte quelle che un tempo si chiamavano le sovrastrutture dalla parola Dio, ecco, rimane tutto quel percorso. Dove che cosa conta alla fine in questa storia del popolo e poi dell'uomo Gesù, mille volte narrata, mille volte interpretata, narrata sempre in modo diverso, ogni volta aggiungendo qualcosa di diverso, di nuovo, eccetera. Ecco, e restano le cose fondamentali. Resta appunto intanto il senso della libertà. La Bibbia nasce dalla liberazione. E allora pensiamo oggi a quanto è necessario riflettere sulla libertà. La libertà di chi? E la libertà per chi? La libertà per noi, per gli altri, e gli altri che vengono qui sono liberi di delinquere? Naturalmente no, ma sono liberi di avere, dovrebbero avere il diritto di essere liberi di avere una vita vera, una vita vissuta. Poi sui reati si veglierà molto più di quanto si fa adesso. Ecco, ma nel senso della libertà,
che va strettamente unito al senso della fraternità. La fraternità, che cosa significa? Ama il prossimo tuo perché è come te stesso, perché tu sei il tuo prossimo, perché il tuo prossimo è te stesso, perché siamo appunto figli, io dico della stessa storia, qualcuno potrà dire dello stesso Dio, qualcuno della stessa terra, come vogliamo, ma resta il fatto che su questa terra, su questo globo, ogni vita ha lo stesso diritto di esistenza e lo stesso diritto alla stessa dignità dell'esistenza, e tutto questo ci viene raccontato. Certo, ci viene raccontato anche in altre tradizioni. Se noi leggiamo la prima parte del discorso di Pericle agli Ateniesi, cioè è un discorso sulla libertà, sulla pietà, sulla giustizia. Ma questo ci viene raccontato anche e soprattutto in queste nostre storie religiose, che appunto noi ci siamo abituati a considerare così, o un po' come scontate, o come superate, o come qualcosa da accettare supinamente e passivamente. No, vanno rivitalizzate. E bisogna leggerle in questo senso, se no non ha senso leggerle. Se no, allora davvero liberiamocene, facciamone a meno, che è meglio così, piuttosto che deturparle e farne appunto un uso improprio, un uso demagogico, un uso veramente volgare, lasciatemi dire questa parola. Ecco, invece cerchiamo di capire quanto è costato il processo della libertà, quanto è costato il processo della liberazione, e quanto costa e quanto continua a costare, e quanto la fraternità sia qualcosa di difficile da raggiungere. La fraternità, anche qui, io non credo che vada intesa in un senso puramente sentimentale, no? Siamo tutti fratelli. No, siamo tutti, sono io forse responsabile di mio fratello? Sì, siamo tutti responsabili l'uno dell'altro. E quindi su questo piano l'uguaglianza e su questo piano la giustizia. Allora, la giustizia è una parola che oggi ci fa un po'... ci preoccupa un po', perché può essere presa in molti modi, no? Fare giustizia, giustizialismo, eccetera, eccetera. Ma è una cosa abbastanza elementare, difficile da realizzare, ma elementare da comprendere. Giustizia è portare giustizia là dove invece l'ingiustizia regna. Portare giustizia a chi non ce l'ha. Portare giustizia, scusate ma è inevitabile, a chi sta cercando di scappare. I migranti economici mi fa un po' ridere, scusate, ma i migranti economici, i migranti si sa che vanno dove sperano di trovare casa, pane, lavoro, possibilità di famiglia. Ci sono sempre stati, noi siamo sempre stati dei migranti, ma insomma, voglio dire, la terra è fatta di migrazioni. Le migrazioni non sono soltanto quelle nel Mediterraneo, sono ormai tutto il mondo si sta muovendo, smuovendo, c'è come un movimento tellurico, no? Dei corpi, però dei corpi umani. Ecco, portare giustizia là dove non c'è, cercare di realizzare giustizia, certo. Capisco che è faticoso, ma non vedo, quello che non vedo è un'intenzione forte, e poi si può sbagliare, si può riprovare, si può cambiare strada, ma quello che non vedo è progetto di giustizia che implica anche misericordia. Ecco, questa immagine che abbiamo dietro, il figlio al prodigo, adesso come si chiama, il padre misericordioso, appunto. Ecco, anche la parola misericordia, no? Che parola un po' svuotata, come l'abbiamo sentita usare, soprattutto noi della nostra generazione, un po' andata nei decenni passati. Misericordia. No, ma misericordia vuol dire cordia, cuore, portarlo dalla parte dei miseri. Portare il cuore dalla parte di chi è infelice, non solo materialmente, naturalmente, ma anche nello spirito. Ecco, essere accanto a chi sta soffrendo. E allora capite come sono connesse giustizia e misericordia? Io mi ricordo che si diceva, soprattutto tempo fa, qualche decennio fa, che sono i due volti
di Dio, la giustizia e la misericordia. Infatti qui il Padre misericordioso è raffigurato, se voi ci fate caso, forse lo saprete già, con due mani, una maschile e una femminile, una la mano materna e una la mano del Padre. Ecco. Ma non sono i due volti, perché la giustizia, quando si dice portare giustizia e non fare giustizia, beh, la giustizia è sbilanciata, non è egualitaria, è sbilanciata dalla parte di chi sta soffrendo, si sporge verso chi è in difficoltà e quindi diventa misericordia. E allora vedete come sono intracciate. Misericordia non è perdoniamo tutti e passiamo soprattutto, almeno sul piano umano non è questo. Misericordia è sbilanciarsi dalla parte di chi è infelice, a costo, al limite, di trasgredire una legge, se una legge non è giusta. E questo naturalmente poi, allora qualcuno mi chiede sempre, sì, ma come si fa a sapere cosa è giusto e cosa non è giusto? No, non lo si sa. Si cerca, si prova, si sbaglia e si riprova. Ecco. E poi comunque diciamo che il criterio è guardare dalla parte di chi è infelice. Diceva Bonhoeffer nel carcere di Tegel, questo lo sapete, il teologo protestante che ha partecipato ai complotti contro Hitler, complotti falliti, lui è stato scoperto ed è stato giustiziato, impiccato, nudo, il 9 aprile del 45, quando i tedeschi erano già in fuga, ma si sono portati dietro i prigionieri, li hanno voluti far fuori lo stesso invece di lasciarli liberi. Ecco, lui diceva una cosa, imparato dal cristianesimo, che occorre guardare la storia dalla parte del basso. Ecco, questo è quello che noi possiamo trarre da queste storie, da queste vicende, da questi racconti. E allora possiamo passare anche all'ultima immagine. L'ultima immagine è quella di un pittore che forse alcuni di voi conosceranno, Safet Zec, che è un bosniaco nato in Bosnia nel 1943, poi ha vissuto a lungo tra Sarajevo e Belgrado, è stato lì durante la guerra, poi è stato costretto a emigrare con la sua famiglia, poi è andato a Venezia dove ha fondato un centro di pittura. E comunque uno che ha guardato in faccia appunto la debolezza dei miseri, degli infelici, le vittime dell'ingiustizia. E che cosa raffigura? Questo fa parte di un ciclo che si intitola Exodus, è stato in mostra in varie città, non so se anche a Genova, a Roma sicuramente, a Urbino e in altri posti, a Udine. Udine è stata la prima città italiana dove è vissuto Safet Zec. E ecco, mostra questa umanità infelice. Ovviamente l'umanità non è tutta così infelice, ma se non facciamo uno sforzo per essere dalla parte di questi infelici, dei miseri della storia, dei rifiutati della storia, dei reietti del mondo, dei perdenti, e beh, cosa facciamo? Ci godiamo il nostro piccolo orticello e chissà poi per quanto tempo ce lo potremo godere, perché non è detto che sia sempre così. Ecco, allora, se noi vogliamo prendere sul serio la parola Dio e trattarla da una parola che abbia senso, ecco, dobbiamo tradurla in queste cose: la giustizia, la misericordia, la libertà, la compassione, l'uguaglianza, la fraternità. Ecco, dopodiché ciascuno farà i conti con se stesso. Se uno trova giovamento a leggere le scritture in comunità, meno male, voglio dire che lo può fare. Se uno invece trova più, si mette su questo solco agendo nel mondo, per me va bene uguale, ecco. Purché da tutta questa storia si ricavi l'importanza di queste parole. E allora poi c'è un'ultima parola sulla quale mi vorrei soffermare anche adesso, ma molto brevemente,
e sulla quale mi soffermo alla fine in questo libro, è della dimensione della preghiera. Perché questo, come dire, nessuno ce la toglie, nessuno ce l'ha mai tolta. E io credo che ci sia un momento di preghiera, non solo in ogni fede, in ogni credo religioso, ma in ogni fede umana, ecco, e in ogni momento di debolezza della vita c'è un momento di preghiera, e che possiamo vedere forse un ingrandimento, ce l'avete già. Ecco, forse possiamo vedere l'ingrandimento di una parte centrale di questo quadro, in cui questi uomini e donne in attesa sembrano proprio lì, a chiedere qualcosa, no? A chiedere qualcosa a noi che le guardiamo. E forse a volte non si può neanche aiutare, forse a volte si può proprio pregare, ma non pregare. Cioè, noi lo sappiamo che le preghiere, sì, talvolta accade che vengano esaudite, talvolta no. Però pregare è comunque un desiderare per l'altro, un volgere il cuore verso l'altro, un desiderare che questi poveri altri siano salvati. Ecco, io credo che questo desiderio sia la forma, possa essere una forma della preghiera anche in questo nostro tempo, in parte ateo, in parte miscredente, in parte pieno di preghiere diverse. Invece della preghiera in Oriente c'è la meditazione, tutto quello che volete. Ecco, ma purché al centro di tutto questo ci sia il senso di un'umanità che va da un lato protetta, dall'altro che va conquistata, nel senso che ciascuno di noi deve conquistare una dimensione di umanità e di consapevolezza. Ho parlato troppo? Ho parlato giusto? Allora io mi fermo. Adesso...